Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto lavorando, sto per andare in pausa pranzo, ma oggi, a differenza delle altre volte, invece che andare a piedi, dovrò andare in auto, perché chi mi segue su Instagram lo sa. Chi non mi segue non lo sa, Alessandro si è fatto male il mignolo della mano destra. Praticamente ha aperto un maniglione di una porta tagliafuoco a scuola, gli si è incastrato il dito. Io sono arrivata la sera dal lavoro, lui non aveva detto niente a nessuno per paura che lo rimproverassimo. Torno la sera a casa dal lavoro e a me ovviamente dice tutto, perché sì, lo rimprovero, ma poi cuore di mamma lui per me. E mi ha fatto vedere il dito, era tutto nero, gli ho detto: Ale, questo dito è rotto. Invece non è rotto, ha una distorsione alla prima e seconda falange con possibile lesione dei legamenti, perché di solito quando si hanno questo tipo di distorsione alle dita, c'è anche i legamenti vengono compromessi, ma tutta questa cosa per dirvi che sto andando in macchina perché ormai sono passati, intanto il sole mi illumina con la tenda, vabbè, magari mi metto qua, che dite? Ok, dicevo, sono passati 3 giorni da quando ha la stecca, perché gli hanno steccato il dito, quindi stecca rigida con fasciatura, ma la fasciatura fra che in qualche modo cerchiamo di lavarci le mani e di lavarci, fra che comunque è sempre un bimbo, sta andando a scuola, non sta scrivendo ovviamente perché lui è destro, non è mancino, la fasciatura si è un po' smollata, si è sporcata, è da sostituire, quindi vado in macchina con la speranza di trovare poi qualcosa da Tigotà, che è il posto più vicino che ho. Qui, altrimenti pomeriggio andrò al Carrefour e vedrò se trovo qualcosa lì. Ma io vi ho portato perché intanto volevo infilarmi le scarpe, che vi metto qui, ok? Intanto volevo infilarmi le scarpe mentre parlavo con voi, vi raccontavo la rava e la fava, come si suol dire, ma poi mi sono persa via. Comunque, niente, questi ragazzi. Cosa possiamo dire? Questi ragazzi tendono sempre a, sono diciamo i baci, è giusto che sia così, però si fanno male. La cosa peggiore di tutte, al di là del fatto che si sia fatto male, ovviamente, è che io l'ho portato in ospedale alle 9 di sera, perché nel frattempo ero indecisa se portarlo o meno, perché so che l'ortopedico in un ospedale generico non c'è sempre. Poi alle 9 mi sono convinta, l'ho portato. Abbiamo fatto dalle 9 di sera fino all'una e un quarto in pronto soccorso. E mi sembra una cosa folle, soprattutto perché Alessandro comunque è un bimbo di 10 anni. Però qualcuna su Instagram, che avevo già fatto questa specie di polemica, mi ha scritto e ringrazia, perché c'è anche chi tipo al sud sta un giorno intero a pronto soccorso, e quindi ringrazio, ringraziamo che è stato solo 4 ore. D'altronde, se la gente sta male, e niente, vado, ci vediamo dopo. Allora, sono tornata da Tigotà e volevo farvi vedere cosa ho preso. Ricordavo bene, al momento sono arrivata, ho visto solo cerotti, cerottini, ho detto no, non hanno le fasce. Invece poi guardando meglio ho trovato quello che mi serviva. Allora, ho preso questa benda autoaderente, che è quella che hanno messo in ospedale ad Alessandro, perché quando gliel'ha messa poi non hanno messo cerottini, tubolari, niente del genere. Ho detto: ma come caspita fa a star su? E mi è venuto in mente, ma nel dubbio, perché 2,5 metri estesa, e vabbè, sicuramente gli basta, però
Siccome Ale lo deve tenere fino a giovedì della prossima settimana e manca praticamente una settimana e dopo 3 giorni è in quella condizione, ho detto vabbè, senti, prendo anche questa benda elastica normale di modo che se mai dovesse capitare che qualcuno ha bisogno ce l'abbiamo a casa, visto che non ce l'avevo. E poi ho preso questo tubolare da mettere comunque anche con questa autoaderente per vedere se magari regge meglio. Poi ho preso questo di Essence, lo Space Glow, sapete che lo amo, ne ho uno ma ne voglio avere un altro da tenere in bagno, perché quello che ho ce l'ho in borsetta, lo porto avanti e indietro e la mattina ogni tanto dico caspita, volevo proprio lo Space Glow ma ce l'ho giù e quindi mi scoccio ad andarlo a prendere, perciò metto altro e ho deciso di prenderlo di modo da tenerlo nel bagno, così la mattina quando voglio metterlo lo metto. Poi ho preso questa crema viso labbra dermoprotettiva della Delidea, ve l'ho già fatta vedere più di una volta, ma siccome è una special edition natalizia, invernale, ma io la uso tantissimo anche in primavera e estate, diciamo che come contorno occhi, poi metto questa come contorno labbra e la vado a massaggiare con movimenti circolari sperando che il codice barre sparisca, ma questa cosa non succederà mai, e quindi l'ho presa per evitare di trovarmi senza in primavera e estate, perché insomma quella che ho l'ho utilizzata, la utilizzo tutti i giorni, non dico che è finita ma poco ci manca. E poi della Frank Provo, io adoro i balsami di questo brand e ho voluto prendere questo balsamo professionale Expert Lissage con latte idratante, fibre capillari facili per capelli facili da lisciare, capelli crespi e difficili da lisciare, appunto. Questo è tutto quello che ho preso, ho speso 20 euro, questo lo sapete, costa 3,79 euro, questa 3,99 euro, questo era in offerta e l'ho pagato 4,29 euro, e poi vabbè insomma 2,99 euro questa... Scusate, 2,99 euro questa autoaderente, 1,99 euro questa e 3,29 euro i tubolari. Allora, sto salendo, prima scendevo, adesso salgo, mi rimetto a lavorare. Sono contentissima, ma più che io, Alessandro, perché a inizio anno ci avevano detto che stavano pensando di fargli fare un progetto di scuola nuoto, di non dire nulla ai bambini perché non si sapeva se riuscivano a entrare nel progetto, e adesso invece mi è appena arrivato il messaggio che da marzo inizieranno. Ho lasciato la luce accesa, sono uscita, ho lasciato la luce accesa e dicevo che da marzo inizieranno le lezioni. Contenta anche che sia marzo, proprio per il suo infortunio, e niente, lavoro, sono già nella mia postazione, ci vediamo dopo. Nel frattempo, arrivato il giorno dopo, vado a preparare queste brioche di Nutella, che sono brioche surgelate. L'unica pecca è che hanno davvero tantissime calorie, una brioche ha quasi 400 calorie. Ne preparo 2 per i bambini e preparo 2 rodighe al pistacchio, scusate, mi sono incartata, una per me e una per la mia mamma, che invece sono mignon e decisamente meno caloriche. Allora, sono andata da Teddy perché cercavo un vaso per l'aloe. Questa ragazza nel giro di una settimana è cresciuta tantissimo e ha fatto dei getti nuovi, ma il vaso è troppo piccolo. Quindi sono andata da Teddy all'inizio per prendere un vaso di plastica e un portavaso. Poi ho trovato questo vaso qui, che invece è un vaso d'arredo, sì, di plastica, ma comunque carino, con i buchini per far... traspirare la terra, e ho preso questo terriccio. È un terriccio compresso, come potete vedere aprite il sacchetto, idratate con dell'acqua e poi il terriccio diventa pronta. L'acqua da utilizzare è 1,5 litri per sacchettino e otterrete 5 litri di terriccio per piante universali, un terriccio universale. Andiamo a farlo. Ok,
allora lo faccio qui direttamente nel lavandino, così da non fare casino. Vado a mettere la mia acqua. Allora, volevo usare un cucchiaio, pensavo se facesse subito, invece no, probabilmente bisogna aspettare un po'. Vado a leggere le istruzioni. Allora, le istruzioni dicono di... Non trovo. 5 litri, 4-5... minuti, bisogna aspettare 5 minuti. Aspettiamo. Ok, a questo punto metto un po' d'acqua perché il terriccio mi sembra piuttosto asciutto. E voilà! L'aloe è sistemata.